favorire una mobilità più sostenibile e funzionale all'interno della città ducale. Con questo scopo nasce Urbibus, il nuovo servizio di linea che collegherà le porte storiche di Urbino con una frequenza di 15 minuti. Abbiamo lavorato su un progetto che è quello di permettere, attraverso una navetta che ha una frequenza di 15 minuti, il passaggio per la città di Urbino a tutte le porte storiche. Quindi dal parcheggio di Santa Lucia la navetta Urbibus partirà e toccherà le porte storiche della città, permettendo alla gente, ai nostri clienti, di salire o scendere e poi accedere al centro storico della città a piedi. Questo non significa che abbandoneremo il centro storico dal mezzo pubblico, lo alleggeriremo semplicemente, nel senso che ci sarà comunque una linea che a Urbino, la linea 3 in particolare, entrerà nel centro storico e farà le fermate come in Piazza della Repubblica, quindi chi vorrà potrà comunque accedere al centro con il mezzo pubblico, ma non avremo più la frequenza e la permanenza di tanti mezzi continuativi all'interno appunto della ZTL, perché ci sarà semplicemente un mezzo. Urbibus invece sarà all'esterno del centro storico e fornirà appunto questo servizio mirato per Urbino. Il costo del biglietto è quello del biglietto urbano, 1,35 € per 60 minuti di utilizzo, e sarà acquistabile nelle biglietterie o nei tabacchi, ma soprattutto vogliamo suggerire alla nostra clientela di scaricare e utilizzare la nostra app Adriabus, che consente effettivamente di acquistare il biglietto in formato digitale e poi, come vedrete anche sulle porte della linea Urbibus, del nostro mezzo, di convalidarlo direttamente grazie a un QR code che abbiamo posizionato su tutti i mezzi. Urbibus diventa così un collegamento importante e destinato ad affrontare l'ultimo miglio per l'ingresso in città, dopo essere arrivati in auto o in autobus nelle strutture di approdo ad Urbino. Questa linea ha la caratteristica di toccare tutti i parcheggi della città e quindi integrare come sistema di trasporto sia la mobilità privata che quella pubblica. Chi arriva in auto parcheggia e nell'arco di 15 minuti al massimo riesce a prendere l'autobus per fare il giro delle mura, o chi arriva direttamente con un mezzo pubblico dal resto della provincia al parcheggio Santa Lucia c'è il nodo di scambio e quindi può spostarsi con tutta tranquillità. La proposta dell'azienda Adriabus coniuga due esigenze rilevate dai cittadini: il miglioramento dei collegamenti e la riduzione del passaggio dei bus in Piazza della Repubblica, al fine di consentire una permanenza in sicurezza nei pressi immediati del centro. Il nuovo servizio di linea Urbibus sarà attivo dal prossimo 12 giugno. E questo è funzionale anche a togliere il traffico al centro storico, ma dando il servizio, appunto, rimarrà la linea 3, come è stato detto. L'unica linea che entrerà in piazza, che però potrà captare i cittadini che parcheggiano tutti intorno alla città e quindi ci possono agevolmente entrare in città. Fa parte di un piano della nuova gestione del sito UNESCO, che la sovrintendenza anche loro ci sollecitano di togliere il traffico al centro storico, e togliamo questi pulmini che spesso anche vuoti, perché chiaramente non sempre ci sono gli utenti, che circolano in fila in Piazza della Repubblica in alcuni orari. Questa è una cosa che chiaramente non è decorosa, perché la città è una città, diciamo, di dimensioni piccole dentro le mura, però che ospita tanti studenti, tanti turisti, specialmente nei periodi estivi, e quindi crea chiaramente disagio il fatto di avere le macchine e i pulmini